Ah, ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Oggi parliamo di proteine in polvere e soprattutto alcuni falsi miti legati alle proteine in polvere. Se ancora non mi conoscete, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, spolliciate. Se vi volete allenare con me, trovate qua in descrizione dei miei workout gratuiti e dei manuali gratuiti, quindi potremo tranquillamente allenarci insieme. Vi faccio vedere un po' come opero. Ma oggi parliamo di proteine in polvere. Proteine in polvere sono quelle proteine, i classici barattoloni che le mamme pensano che sia doping che i figli utilizzano. Sono quelle, diciamo, integratori derivati da una filtrazione di alimenti quali latte, uova, legumi, eccetera, eccetera, da cui si vanno a ricreare queste polveri, concentrate di proteine, assunte tantissimo e probabilmente anche in maniera esagerata nel campo sportivo e non, perché si pensa e si attribuisce a queste proteine dei poteri quasi miracolosi. Ma veniamo a noi. Faccio vedere una carrellata veloce di alcuni punti che ritengo fondamentali e che dovete mettervi nella testolina. Allora, in primis non sono doping, quindi se vostra mamma vi dice no, non prendere quello che è doping, assolutamente non è doping. Come detto, derivano da alimenti. Il nostro corpo in effetti poi non sa se stiamo assumendo delle proteine che derivano da un cibo classico o se arrivano da queste polveri, perché una volta che noi le introduciamo vengono scomposti in amminoacidi e il nostro corpo non sa da dove provengono questi amminoacidi. Due. Non fanno male, ovviamente se non avete e rispettate le dosi, sono state comunque testate e non hanno evidenziato di creare problematiche fisiche. Ci riagganciamo anche al terzo punto, non rovinano fegato e reni come spesso ho letto. Ancor più, come detto, se vengono prese nelle giuste quantità è tutto a posto. È normale che se avete già delle problematiche al fegato, ai reni, allora un eccesso di proteine in polvere, ma come anche proteine animali, allora vi può creare un sovraccarico di lavoro su questi organi e quindi possono sfociare delle problematiche anche importanti. Ma se siete sani, rispettate le quantità da assumere, non eccedete nella quota proteica giornaliera, tranquilli, non succede niente, fanno bene. Se ancor più vi allenate, tutto questo vi aiuterà a costruire il vostro fisico che state ricercando. Ovviamente le proteine in polvere non fanno diventare muscolosi, non è che se prendete le proteine in polvere, state tutto il giorno sul divano, per magia arriveranno i muscoli, assolutamente no. Come detto, se vi allenate, avete una giusta quota proteica che potete prendere dalle proteine in polvere o dal cibo classico, allora il vostro corpo andrà a attuare tutti quei meccanismi di crescita muscolari, che voi state ricercando. Non fanno miracoli le proteine in polvere, alcuni le prendono, cominciano i programmi dimagranti e incominciano a riempirsi di integratori, tra cui anche le proteine in polvere, pensando che questo faccia dimagrire meglio. Assolutamente no. C'è sempre un bilanciamento della vostra dieta, dei vostri macros, e dovete vedere che se con la vostra alimentazione riuscite a raggiungere tutti i macros, non avete bisogno di andare a prendere le proteine in polvere. Infatti, ci agganciamo al punto 6, spesso sono inutili. Nella maggior parte dei casi le persone assumono proteine in polvere, ma non ne hanno nella necessità, perché già con la loro alimentazione di base riescono a raggiungere la loro quota proteica giornaliera che soddisfa tutto quello che gli serve, prendono le proteine, c'è un eccesso di proteine, quindi tante volte state buttando veramente i soldi nel cesso. Quindi, importante, questi punti secondo me sono la base delle proteine in polvere, dovete assumere le proteine in polvere per quello che vi servono, ossia come integratore. Possono essere utili per integrare un'alimentazione carente di proteine, possono essere utili perché in alcuni momenti è difficile andare a reperire un cibo contenente di proteine, allora le proteine in polvere ci vengono in aiuto, ok? Fungono da integratori, ok? Integrano la nostra dieta che deve già essere ben bilanciata e ben organizzata per andare a soddisfare quello che ci serve in funzione del nostro lavoro, delle nostre attività quotidiane, del nostro allenamento, eccetera, eccetera, eccetera.
però non sono fondamentali. Se già la vostra alimentazione vi dà tutto, non dovete investire soldi a acquistare proteine in polvere solo perché vedete il vostro influencer preferito che vi dice di andare a prendere le proteine in polvere. No, loro guadagnano, loro spingono questo perché ovviamente devono andare anche loro, guadagnano, però spesso e volentieri non capiscono molto di proteine in polvere e quindi fate attenzione. Ho visto veramente di tutto di più, ma stampatevi questi punti, sono importanti tutti, ma soprattutto l'ultimo punto, nella maggior parte dei casi sono inutili. Grazie come sempre per seguirmi, mi raccomando, se il contenuto è stato di vostro gradimento spolliciate, lasciate pure qua sotto anche un commento per dirmi un po' quello che pensate sulle proteine in polvere e ci vediamo in un prossimo video dove andremo a parlare, chi lo sa, mettetemi pure qua sotto gli argomenti, cercherò di seguire un po' anche le vostre indicazioni. Come sempre grazie per l'attenzione, un salutone, ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!